Siamo soddisfatti perché grazie alla nostra azione di protesta siamo riusciti a sventare un colpo di mano del Partito Democratico che in un provvedimento che parlava di tutela dei risparmi ha tentato di inserire un emendamento marchetta con lo stanziamento di 97 milioni a garanzia di un torneo di golf. Una manifestazione sportiva rispettabile, ma che non doveva essere inserito in un provvedimento che va a tutelare i risparmiatori che hanno perso ogni loro risparmio a causa della crisi bancaria e di comportamenti anche illeciti e scorretti di molti manager pagati fior di quattrini. Quei 20 miliardi devono essere destinati esclusivamente a tutelare il risparmio, non certamente ad altri obiettivi che in questo momento non possono essere considerati una priorità. Si è registrata una totale distanza del quello che sono i sentimenti dell'opinione pubblica dal palazzo. Il palazzo si sta occupando di tante cose, ma non di quelle che riguardano la vita dei cittadini, le loro reali esigenze, le loro priorità, a partire dai terremotati e coloro che hanno subito danni enormi per il maltempo in centro d'Italia. Sono totalmente abbandonati a se stessi, nessuno si occupa di loro, noi non potevamo permettere di approvare un emendamento che andava in una direzione assolutamente opposta. Si aveva la sensazione di essere come quei suonatori, quei musicisti sul Titanic che suonavano finché la nave affondava. L'Italia sta affondando, ha seri problemi, noi non potevamo permettere che la priorità fosse un torneo di golf alle quale la maggior parte dei cittadini forse non potranno nemmeno assistere e partecipare.